Ben ritrovati colleghi e colleghi a un nuovo appuntamento con E poi c'è Moremed. Oggi abbiamo due ospiti speciali, Alberto Caranti e Mauro Budini, non poco di meno che i vincitori della seconda edizione del congresso studentesco Moremed dell'area chirurgica, con un lavoro inerente alla chirurgia robotica transorale e nuove prospettive. L'ultima volta che siete venuti qua all'Università di Modena è stato questo congresso Moremed. Perché avete deciso di parteciparvi? Questo anno. Noi dal canto nostro abbiamo deciso di parteciparvi fin da subito, da quando abbiamo appreso la notizia. Saranno passate 4 ore quando abbiamo inviato l'abstract del nostro lavoro, fondamentalmente perché è un'occasione unica per gli studenti di potersi confrontare e cimentare in questo genere di attività che sono extracurriculari e neglette all'interno del percorso di studi di uno studente classico, di uno studente nei suoi 6 anni. Ma l'argomento era già pronto quando avete sentito la presenza di questa occasione? Allora, l'argomento mi è stato proposto da Alberto in quanto era argomento della sua tesi, quindi aveva già il lavoro bello pronto. Me l'ha proposto, anch'io ho convenuto con lui che fosse un'idea molto originale, un argomento ancora inesplorato anche per magari un progetto di questo tipo, che avrebbe subito catturato anche l'attenzione degli altri studenti, perché è un argomento innovativo, se ne sente parlare veramente poco. Quindi abbiamo deciso, insomma, di riproporlo in maniera abbastanza semplice, anche se avendo 10 minuti è un po' complicato condensare un argomento così complesso e futuristico anche, interessato a tutti. Ecco. Per poter prepararsi meglio al congresso avete incontrato delle difficoltà, magari anche da suggerire qualche strategia ai futuri espositori del congresso studentesco? Certo, beh, abbiamo avuto una bella idea che secondo me è piaciuta anche a chi ci ha ascoltato. È stata quella di mettere un video proprio all'interno della presentazione, in cui uno dei due ha proprio spiegato le varie fasi dell'operazione, le varie parti della macchina che stava operando. E questo penso che possa essere proprio un'idea buona, in quanto coinvolge maggiormente anche chi ti ascolta. Fargli vedere anche brevemente le fasi di un intervento, come avvengono in maniera diretta tramite un formato video, alcune foto eccetera, sono convinto che sia più interessante che un elenco scritto, anche perché porta qualcosa di più diretto della tua esperienza. La realtà delle cose è molto diversa da come ce la immaginiamo. Queste aspettative che nutrivate si sono avverate o avete vissuto tutt'altra esperienza? Ma diciamo che inizialmente le aspettative erano simili al prodotto che realmente abbiamo trovato quando siamo arrivati, ma decisamente più grandi come scala. Difficilmente si riesce a compiere quel passo in più di coinvolgere realmente chi magari non è direttamente interessato perché non partecipa concretamente al congresso. Arrivare, trovarsi una platea di 250 persone come era il primo giorno, trovare un'organizzazione come la vostra che ha permesso di ospitare Burioni, faccio per dire il nome che chiaramente è rimasto più impresso a tutti per via della caratura nazionale che ha come ospite, cioè è qualcosa che veramente ti spiazza e fa capire come anche a livello studentesco ci sia proprio una voglia di ascoltarsi e di cimentarsi in questo genere di imprese. Quindi è stato qualcosa di molto bello anche come immagine degli studenti, degli studenti di medicina di questa zona, perché secondo me è qualcosa di nobile che gli studenti sono disposti sia ad ascoltarsi reciprocamente che a partecipare direttamente appena li si coinvolge. Esattamente queste ultime parole che hai detto mi collegano all'ultimo quesito che volevo sottoporvi. In un futuro anche magari non troppo lontano, un congresso studentesco Moremed all'Università di Ferrara, come lo vedete? Un'occasione più unica che rara di potersi veramente cimentare anche nel lavoro di un espositore, di uno studente appunto che espone un argomento, anche come potrà magari fare in un futuro di fronte a una platea di medici specializzati ad un congresso. È già una bella palestra, ecco. Beh, certamente ti dà un input a sperimentare sempre delle nuove forme fuori dal curriculum scolastico classico, cioè a mettere le mani in pasta ai lavori scientifici, a cercare di uscire un po' dal binario dell'università classica inteso come materie da studiare. Ma sono tutte quelle piccole cose personali, quelle piccole esperienze che sviluppi tu, e questa ne è un esempio classico, che poi ti lasciano qualcosa di spendibile dopo l'università.
Ad esempio, mi è capitato recentemente di sostenere una presentazione molto simile, un pochino più articolata, al Congresso Nazionale di Torino sui medesimi temi. Una presentazione che non sarei mai riuscito a compiere se non avessi prima superato questo banco di prova. È stato fondamentale per prepararmi. Innanzitutto complimenti per la vostra scorsa vittoria. Spero che questo sia di aiuto anche per i futuri espositori. Vi auguro in bocca al lupo e noi ci vediamo il 10 e 11 aprile in Aula Magna.